I rumors ormai si facevano sempre più insistenti, ma ora quello che fino a qualche mese fa sembrava pura utopia è diventato realtà. Dorna è stata acquisita dal gruppo Liberty Media. Nel video di oggi cercherò di riassumervi in breve chi è Liberty, cosa fa, cosa potrebbe cambiare e cosa possiamo aspettarci noi appassionati di due ruote. Liberty Media Corporation è una società americana fondata dal miliardario John Malone nel 1991. La società ha tre divisioni che riflettono le sue quote di proprietà in Formula 1, Sirius XM e Live Nation Entertainment. Per farvela breve e non scendere troppo nel tecnico, Liberty ha acquisito quote di maggioranza o comunque cospicue in queste società. Sirius XM, azienda statunitense di broadcasting con sede a New York City che fornisce servizi radiosatellitari e web radio negli Stati Uniti. Formula 1 Group, quindi Formula 1, Quint e altri investimenti di minoranza. La Formula 1 dopo è scontato che sappiamo tutti cosa sia, mentre Quint è il fornitore leader del settore di pacchetti ufficiali di biglietti per molti degli eventi sportivi e di intrattenimento più importanti del mondo. Vi faccio qualche esempio. NBA, NHL e NASCAR sono gestiti da Quint. Live Nation Entertainment è la società leader nel mondo dell'intrattenimento. Molto probabilmente se siete andati a qualche concerto in Italia, quasi sicuramente sarà stato gestito da Live Nation. Battendo la concorrenza di TKO, gruppo sportivo e dell'intrattenimento gestito da Ari Emanuel, Liberty Media Corporation ha acquisito l'86% di Dorna Group, lasciando il restante 14% alla società di Azpeleta. Prima di questa acquisizione il management di Dorna deteneva il 21% delle azioni. Con questa acquisizione Liberty acquista anche il Mondiale Superbike, la Moto E, Road to MotoGP, programma per i giovani piloti, e il recente Mondiale Femminile, acquisendo anche i diritti televisivi, i promoters e gli sponsor. Le procedure burocratiche dovrebbero essere completate entro la fine del 2024 e rimangono comunque soggette alla ricezione di autorizzazioni e approvazioni da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e investimenti esteri in varie giurisdizioni, compresi ovviamente i vari organismi antitrust. A livello economico non è sicuramente questa la sede dove approfondire i tecnicismi dell'operazione, ma diciamo che le dimensioni dell'acquisizione sono all'incirca di 4,2 miliardi di euro. Il management Dorna della MotoGP rimarrà al suo posto, incluso Carmelo Espeleta come CEO, e la sede rimarrà a Madrid, quindi almeno al momento non ci saranno cambiamenti. L'obiettivo principale sarà cercare di sfruttare le proprie capacità per migliorare globalmente la qualità degli eventi ed espandere l'interesse verso la MotoGP nei principali mercati in crescita e negli Stati Uniti. Proveranno poi ad amplificare il supporto di marketing e le capacità di storytelling. Ed infine cercheranno di aumentare la portata commerciale della MotoGP con nuove partnership commerciali. Sicuramente parto con il dire che non per forza tutti i mali vengono per nuocere, e con mali intendo il sentimento comune che gira fra gli appassionati, ovvero quello che questa acquisizione porterà disinteresse verso questo sport. Lo ammetto, anch'io tornerei indietro, ma come in tutte le cose della vita l'evoluzione è fondamentale e quindi confido che questo passo possa segnare una svolta positiva per il motociclismo. Ad oggi possiamo basarci su quanto visto in Formula 1, che, al netto delle varie critiche, a livello mediatico ha fatto un salto quantico. Certamente Liberty Media non arriverà per far contenti gli appassionati più nostalgici, ma per fare il proprio business, che si basa appunto sull'intrattenimento. Ma chi lo sa, magari le due cose coincideranno.